E qua pistola, i soldi, tutti a terra, noi altri eravamo in cinque, tutti a terra, e quando ha detto i soldi, ha detto i soldi non è possibile che vengano, perché ci vuole il codice. Il racconto del signor Marcello, uno dei clienti che questa mattina era all'interno della popolare di Vicenza a Borgo Rico, assaltato da due banditi armati di pistola. La rapina a mezzogiorno, dentro alla banca c'erano cinque clienti che sono stati fatti stendere a pancia in giù. Prima uno dei malviventi tenta di entrare nella bustola, poi chiama il complice armato di pistola e con il volto coperto da una maschera, e così si fanno aprire. La cassaforte però ha la chiusura temporizzata e non si apre. Hanno preso il direttore che è uscito dall'ufficio che è vicino all'entrata e che gli dà una pacca sulla testa che gli ha fatto sangue subito. Dando la pacca con la cassa della pistola, va bene, si è staccato il caricatore. In panico i due rapinatori desistono dal colpo, raccolgono il caricatore e scappano. Sul posto arrivano i carabinieri e l'ambulanza che porta il direttore ferito in ospedale per essere medicato. Sotto shock i dipendenti e i clienti. Io ho avuto paura, ho detto quando ero steso per terra. O il placemaker che non mi fate morire. Poco lontano a Reschigliano i due banditi tentano un'altra rapina. Esattamente 20 minuti più tardi entrano nella cassa di risparmio del Veneto in piazza Pertini, puntano le pistole contro i cassieri e si fanno consegnare i soldi. I due malviventi scappano con poco più di 3.000 euro, arraffati dalle casse e strappati ad un cliente che li stava depositando. Le indagini dei carabinieri, che sono convinti si tratti della stessa banda che ha agito seminando il panico per tutta la mattina nell'Alta Padovana.